Buonasera, siamo con l'Istituto Genovesi da Vinci per gli eventi conclusivi del corso di Scuola Viva. Andiamo a vedere i servizi. Buonasera, buonasera a tutti, siamo qui col dottor Fabio Tolve e qui dibatteremo appunto su alcuni punti di questa rimodernizzazione nel campo delle fatture. Prego, i suoi pensieri su quello che sarà questo cambiamento importante, questa evoluzione. Sì, allora ragazzi, io credo che questa sia un'evoluzione molto importante, in quanto l'introduzione della fattura elettronica è una vera svolta, diciamo, epocale, dato che in questo momento è stata ovviamente è stato svolto solo quello che era la fattura cartacea, come ovviamente voi all'interno dell'istituto tecnico avete ovviamente appreso nei vostri insegnamenti. Diciamo che durante il percorso di Scuola Viva le lezioni venivano svolte in questo modo. Facevamo prima ovviamente un'ora teorica in cui ovviamente veniva spiegato come usare l'applicativo software Buffetti. Ci tenevo molto a dare un'esercitazione pratica per poter svolgere, diciamo, praticamente gli esercizi in partita doppia fino all'elaborazione del bilancio o all'elaborazione della fattura. Un'ultima domanda volevamo chiederle, ma per cui appunto si utilizzerà molto più internet perché sarà tutto elettronico. Sì. C'è una critica, molti pongono questa critica, si spenderà più tempo o sarà un guadagno invece, il tempo si verrà guadagnato? Allora, io credo che il tempo sicuramente sia guadagnato, perché ricordiamo che dietro l'introduzione alla fattura elettronica c'è tutta una serie di passaggi che adesso verranno superati, come soprattutto la facilità di sbagliare, in quanto adesso ovviamente importando direttamente quelle che sono le fatture all'interno della contabilità, ci sarà ovviamente, sarà sempre più difficile sbagliare. Quello che manca secondo me è soprattutto l'approccio alla novità, perché soprattutto, diciamo la verità, oggi quello che manca è soprattutto la scarsa volontà di imparare cose nuove. Però dico soprattutto per voi giovani può essere una grande opportunità, soprattutto perché oggi quello che conta soprattutto è la specializzazione, quindi secondo me è un punto forte su cui puntare, ragazzi. Sì, quindi ringraziamo il dottor Fabio Tolve e arrivederci a tutti.